Il secondo impianto è quello della deregolazione della gestione dei rapporti di lavoro, che non riduce le tutele, ma invece nei fatti produce un ampliamento dell'area del lavoro tutelato, vuoi perché incoraggerà nuovi rapporti di lavoro, vuoi perché porterà ad emergere lavori, spezzoni lavorativi oggi sistematicamente irregolari, come quelli che vengono invece semplicemente regolarizzati attraverso i buoni prepagati o attraverso il lavoro intermittente, che, come ho detto, oggi sono quasi sistematicamente irregolari. Ricordo la fine del divieto di cumulo tra lavoro e pensione, che ai fini dell'emersione significa non poca cosa.